che martellava di più, secondo me, non solo perché è giudicato sempre dalla sua parte, ma perché comunque ti chiedeva spesso tante cose, ti faceva dei complimenti, ti stimolava. No, è ovvio che l'anno scorso ho fatto tutta la seconda parte di stagione, qualche partita nella prima. In questo modulo ero abituato a movimenti diversi sia da mezzala che da mezzala, no, più che da quinto, più che altro. E quindi mi venivano automatici fare determinate cose, il mister mi spiegava cosa voleva lui in quel determinato ruolo lì, ecco, tutto lì. Dava una mano in quello. Ma bene, bene, sono contento. E fa caldo, faceva caldo, meno male che siamo venuti qua. Un casino. Sì. Ma però bene. Ma Venezia freddo, freddo vero. Vercelli era una cosa, mi ricordo ha finito il ritiro, le zanzare, mamma mia. Mai provato una cosa simile, però. Va bene. Va bene. Ora potete fare le domande. Vai Gino, vai. Che ti vediamo. Ti vediamo carico. Senti. Non sappiamo in che categoria siamo, noi lo sappiamo, però cosa mi vede questa cosa? Ah, c'è tanta curiosità, è normale, tanta, un po' di ansia direi, sai, sapere prima possibile di che morte devi morire, sai, è normale che se fai la Serie A è un'altra cosa, sarebbe un motivo in più, di una spinta in più, ecco, bella forte. Soprattutto per i ragazzi che c'erano già l'anno scorso, che si sono meritati sicuramente di poter confermare la categoria e fare un altro campionato. Per me, se dovessi rimanere, sarebbe un motivo di grande orgoglio poter far parte di questa squadra in Serie A. Se non fosse così, proveremo a riconquistarla in Serie B. Marco, intanto per tornare a cosa. Grazie. Ti ricordi quando arrivaste a quello della Vitale, quando facevamo sì. Sì. Quelli che ci ha visto bene, ha avuto un'evoluzione molto importante anche tatticamente, no? Di la secondaria, diciamo, un punto che non abbiamo venuto la serie. Quindi comunque ormai tu vedi questo ruolo preciso di interno, diciamo, no? Guarda, l'anno scorso ho fatto una decina di partite da mezzala, ne avrò fatte una decina da esterno alto, di nuovo poi mezzala, ho giocato quinto. Ho giocato un po' in tanti ruoli, ecco. Sì. Hai segnato comunque 7 sì, no? Sì. Ho giocato nel 3-5-2 mezzale, nel 4-3 esterno alto, sì, con Grassadoni. E invece poi a Venezia era sempre un 3-5-2, ho sempre fatto la mezzala alle partite che ho giocato. Adesso vedremo, il mister comunque, anche lui lavora su questi due moduli, ora stiamo usando il 3-5-2 che conosco abbastanza bene, quindi per me mezzale in questo ruolo qua o comunque quinto è una buona opportunità. Non sapere. Cambierà un po', no? Diciamo quello che il mister vorrà darvi secondo il campionato che andremo a affrontare. O pensi che poi è il modo suo di magari insegnare il calcio a quello di decidere? Sicuramente credo che il campionato di Serie A sia più competitivo, sia diverso rispetto a quello della Serie B. È normale che adesso noi siamo concentrati su quello che dobbiamo. La Serie B, diciamo. Non ho capito, scusa. No, secondo me è sbagliato anche dire quello, bisogna sempre avere il giusto equilibrio in qualsiasi cosa che si fa, nella vita in generale, credo io, nel calcio ancora di più. È normale che ora noi dobbiamo pensare a prepararci bene, il meglio possibile. È normale che poi, collegandomi a quello che ho detto prima, sarebbe una soddisfazione fare una determinata categoria. Se non fosse così, bisogna rimboccarsi le maniche e cercare di riconquistarla, quello è. Però sempre con equilibrio, perché altrimenti pensare in Serie B, secondo me, di essere una tra le favorite è la cosa più sbagliata che si può fare, perché perdi con tutte e poi è difficile. Difficile. A posto? Grazie.